entro l'estate il Parlamento licenzierà il provvedimento che riporta sotto l'egida di ANAS le strade oggi provinciali 229 della Godorta, 549 della Valle Anzasca e 75 della Valle Cannovina. Il Consiglio dei Ministri ha inviato lo scorso 21 giugno lo schema che elenca le strade di interesse nazionale e regionale all'Assemblea di Montecitorio Palazzo Madama. Camera e Senato dovranno ora approvarlo. I tempi per la discussione e il via libera sono stretti. Nel giro di qualche settimana saremo in grado di licenziare il provvedimento, azzarda con tono fiducioso il senatore Enrico Montani. Ubriaco al volante ha tamponato una moto, denunciata dai carabinieri della sezione radiomobile di Verbania, un 39enne verbanese per aver causato un incidente con feriti mentre era in stato di ebbrezza. Ieri sera in corso Mamelia Intra ha tamponato con la sua auto una moto sulla quale viaggiava un 54enne di Stresa. L'uomo è caduto a terra, soccorso, è stato trasportato dal 118 in ospedale. Il conducente dell'auto è stato sottoposto all'etilometro ed è risultato positivo. La patente gli è stata ritirata. Una tradizione dei nostri bisnonni che ritorna è il pane di Sant'Ambrogio di Coimo. Siamo in Valle Vigezzo. Qui si preparava più di 100 anni fa con farina di frumento integrale. La ricetta è quella di due fratelli che erano andati a imparare il mestiere alla pasticceria Motta di Milano. Oggi, su iniziativa della famiglia Francini e con la collaborazione del panificio Conti, questo prodotto è tornato in selezionati negozi di valle, rigorosamente bio e a chilometro zero. Prende il via domani venerdì 5 luglio Arona Lake Shopping, spettacolo pirotecnico senza botti e immagini laser proiettate su uno schermo di acqua nebulizzata. L'evento è mirato a favorire il commercio nella città del San Carlone. Infatti i patrocinatori dell'evento sono Confcommercio, Ascom e Confartigianato. Il primo spettacolo alle 22 si replica alle 23, così per venerdì e per sabato. Si va a sostituire la lunga notte promossa nel passato dalla Proloco. Una trentina di atleti del GSH Sempione 82 sono intervenuti alla tradizionale pescata in Allegria, accompagnati dai loro dirigenti, dalla presidente Elisabetta Sacca, da Monia Orsi e da altri dirigenti amici. Malgrado il caldo davvero torrido, sono state pescate un numero abbondante di trote per la gioia dei ragazzi e dei pescatori che hanno messo a disposizione la loro attrezzatura e le loro capacità per l'ottima riuscita della manifestazione al termine grande grigliata.